Perché è avvenuto questo importante rialzo dei mercati delle criptovalute? Qual è il motivo di fondo? Funziona l'analisi tecnica o non funziona? Serve o non serve? Bitcoin tornerà a fare il pullback della precedente resistenza, adesso diventato probabilmente un supporto a 4200-4400? Ne parleremo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo video di ragionamento e aggiornamento informativo per fare una serie di conclusioni, una serie di idee che poi possono dare spunti di riflessione importanti per guidarci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a capire questo mercato, dove può andare, dove può non andare e soprattutto imparare un pochettino a ragionare in maniera assolutamente più fuori dal coro, fuori dal branco. Intanto, prima di entrare nel vivo di questo video aggiornamento, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi un mi piace su questi video, sono molto importanti per me per farmi proseguire il mio lavoro, ragazzi. E soprattutto condividete i video con chi ritenete interessanti, ma commentate, ragazzi, commentatemi il video con le vostre idee, perché io spesso prendo un sacco di informazioni da voi, dalla community di Trading On, e poi faccio nuovi video, faccio nuovi argomenti. Quindi scrivetemi quello che vi interessa, perché è importantissimo per sviluppare questa grande community tutti insieme. Allora, primo punto del giorno: l'analisi tecnica serve, non serve? Da cosa è dovuto questo rialzo e che cosa è successo sui mercati? Allora, intanto iniziamo a capire che cosa è successo, probabilmente cosa ha scatenato questo rialzo dei mercati relativi a Bitcoin, in questo caso come primo step, e poi tutte le altcoin. Quello che è successo in sostanza è probabilmente legato alla scadenza dei future relativi al mese di marzo sul CME. Però attenzione, ragazzi, a ragionare così in maniera molto semplificativa. Bisogna capire quello che stiamo cercando di dire. La scadenza dei futures sul CME sicuramente ha portato una piccola modifica del mercato. Cosa è successo? È successo che sono state ricoperte alcune posizioni, quindi alcuni ordini di ingresso sono avvenuti sugli exchange per appunto acquistare in pratica il sottostante che è Bitcoin, il sottostante dei futures. Quello che è successo in pratica è stato che questo tipo di acquisto è avvenuto a cavallo di un livello che era quello appunto del 4200 dollari, 4400. A cavallo di questo livello, questo tipo di acquisto per sistemare appunto questo problema dei future ha scatenato il pump, in quanto è andato a toccare delle resistenze di prezzo che erano state probabilmente aggiunte dai vari traders proprio su quei livelli. E su quei livelli c'erano cosa, ragazzi? C'erano gli algoritmi, c'erano i trading system, c'erano i bot, le macchinette di trading che raggiunti quei livelli cosa hanno fatto? Tutti insieme, ma io questa cosa ve l'ho raccontata un sacco di volte, ragazzi, tutti insieme vanno a chiudere quelle posizioni e fanno scattare un super pump, perché cosa fanno? Ricoprono le posizioni short, molti erano short, quindi sono dovuti diciamo correre ai ripari, si sono ricoperti. In sostanza, cosa hanno fatto? Hanno fatto lo stop loss della propria operazione. E stop loss di un'operazione short significa comprare il titolo, quindi hanno comprato per chiudere tutte le loro posizioni. Alcuni hanno reversato, quindi hanno fatto l'acquisto per chiudere una posizione al ribasso e il buy, quindi un acquisto ulteriore per andare long sulla posizione. E questo che avete visto è stato quella candela, quelle famose due candele. Perché avviene questo? Perché tutti questi trading system probabilmente ragionano nello stesso modo. Nel momento in cui un fattore esogeno va a toccare un determinato livello di resistenza abbastanza importante, come era quella appunto dei 4200-4400, e il fattore esogeno in questione è la chiusura dei future, che magari non segue l'andamento dell'analisi tecnica, la chiusura del future segue la scadenza temporale. È andato però a impattare proprio in quel momento dove c'era quella resistenza. A quel punto tutti i meccanismi dei trading system sono scattati, facendo incrementare il valore di Bitcoin, di quello che avete visto, e innescando in sostanza un trend rialzista di qualche giorno che dura da un po'.
Questo è quello che è accaduto, ma vi suona così strano? È assolutamente anomalo? È una manipolazione? No, non è una manipolazione, è il mercato, ragazzi. Anche i mercati hold funzionano così, è un principio riflessivo che è presente nei mercati. Ne abbiamo parlato e discusso tantissimo, ne discuto nei miei corsi di formazione, ne ho parlato tantissimo. I mercati sono così, funzionano così. Quindi non c'è nessuna cosa strana dietro questo fenomeno. E poi, se vi ricordate bene, la stessa cosa è accaduta quando Bitcoin è andato giù, quando Bitcoin ha rotto il supporto ai 6.000 dollari. È successo questo, ragazzi, è successo che i Bitcoin Cash aveva fatto il fork, la lite famosa aveva innescato la rottura del livello del supporto e tutti di conseguenza sono andati a shortare il mercato causando questo ribasso. In sostanza era anomalo quello di prima, così come magari può essere definito anomalo questo di ora, ma il mercato funziona così, fattori esogeni che vanno a toccare il mercato in alcuni momenti particolari fanno scoppiare la volatilità e tutti vanno verso una direzione. Ovviamente l'utilizzo dei trading system che negli anni moderni è assolutamente costante, è molto importante la fetta dei trader che usano il trading system, ovviamente amplifica questo fenomeno, ma lo amplifica anche sui mercati gold. Guardate l'S&P 500 quando ha fatto il suo flash crash qualche mese fa, ha fatto esattamente questo, ok? Passiamo al secondo argomento, l'analisi tecnica serve, non serve, non serve a niente, non prevede perché questo è un fattore esogeno, sono venuti i future, quindi l'analisi tecnica, ragazzi, non prevede il futuro. L'analisi tecnica non serve a dire le cose accadono per l'analisi tecnica, le cose accadono sempre e comunque perché nel mondo avviene qualcosa, cioè un fattore esogeno può essere a volte un incremento, una scoperta scientifica incredibile, in questo caso una chiusura di un future, un nuovo investitore che entra sul mercato, una superbalena che vuole entrare su questo mercato, qualsiasi cosa. Tutto ciò che avviene sui mercati avviene perché nel mondo è avvenuto un fattore esogeno scatenante. Non avviene perché l'analisi tecnica ha detto che lì c'era la resistenza o il supporto. Assolutamente no, ragazzi. Allora, a cosa serve questa benedetta analisi tecnica? L'analisi tecnica serve a farci entrare sui mercati. Quando succedono queste cose, a farci entrare bene sui mercati, a farci fare trading, a farci fare i profitti, serve a quello, come utilizzando delle tecniche di natura statistica, al calcolo delle probabilità, quando abbiamo la probabilità a favore che alcuni meccanismi possano ripetersi, che alcuni trend possano essere continuativi, a quel punto l'analisi tecnica vi dà una spinta in più, è la vostra spada Excalibur. L'analisi tecnica è una vostra arma a favore che vi consente di entrare sul mercato. Se avete utilizzato quello che ci siamo detti da mesi e mesi e mesi, cioè la rottura, il breakout della resistenza a 4200-4400 e avete utilizzato quel livello per entrare long sul mercato, quindi al rialzo, ora avete fatto una bella operazione, soprattutto perché Bitcoin vi ha dato anche tempo di entrare anche sulle altre altcoin, perché prima la rottura l'ha fatta Bitcoin, poi sono venuti dopo le altcoin, quindi c'era tempo di entrare, ragazzi. Ok, questo è quello che fa l'analisi tecnica, non prevede il futuro, non è l'analisi tecnica che spinge i mercati, ma sono i fattori esogeni che spingono i mercati e l'analisi tecnica cerca di prevedere il fattore esogeno. Ma come fate voi a prevedere un fattore esogeno? Ragazzi, analizzate tutte le news del mondo, conoscete tutte le persone del mondo, analizzate tutte le innovazioni tecnologiche del mondo e che risorse avete per fare queste analisi? Neanche Google con i big data. L'unico modo che noi abbiamo di entrare su un mercato pieno zeppo di competitors, pieno zeppo di persone che innovano in continuazione, fanno scambi, entrano nuovi mercati, nuovi exchange, eccetera, è quello di usare un'analisi di natura statistica. A meno che voi non siate Bill Gates, che conosce magari l'innovazione tecnologica prima, l'unica cosa che potete usare e che potete conoscere voi è un'analisi di natura statistica come quella dell'analisi tecnica. Ok? Terzo e ultimo punto, Bitcoin tornerà a fare il pullback dei livelli, scende a fare i pullback della resistenza, può tornare di nuovo sui minimi, farà il doppio minimo, deve farlo, non deve farlo. In
analisi tecnica nel trading, ragazzi, la parola deve è assolutamente inutile da usare. Ve la dovete proprio dimenticare. Non dovete mai usare queste terminologie. Non dovete mai usare la terminologia deve fare questo, oppure la terminologia farà sicuramente questo, ok? Perché la certezza non è di questo mondo. Nel trading non c'è certezza. Dovete abituarvi mentalmente all'idea dell'aleatorietà di questo mercato. Se non siete in grado di gestire l'aleatorietà di un mercato e del mondo del trading, questo mondo non fa per voi. Chiudendo il discorso, Bitcoin potrà fare il pullback. A cosa servono i pullback? Se ritorna a testare le precedenti resistenze rotte, in sostanza sta cercando nuova linfa, sta cercando di dire: ma questo rialzo effettivamente è importante, può proseguire, può continuare, può andare oltre. Allora cosa faccio? Io vado a testare il precedente livello e vediamo. È duro? Non è duro? Funziona? Non funziona? Ritornano gli acquisti quando io vado sul precedente livello di prezzo. A quel punto io ho testato la mia forza, la forza del mio rialzo. Quindi questo potrebbe tranquillamente essere fatto da Bitcoin, ma a volte capita, ragazzi, che se i mercati sono molto forti e hanno molta voglia di salire, rompono i livelli e se ne vanno. Se ne vanno, non ci tornano più. Perché questo? Perché non c'è né bisogno di avere la conferma, cioè non c'è bisogno che il mercato abbia la conferma del rialzo. A volte la necessita perché magari è salito troppo velocemente o altro, però a volte i mercati dicono: ma benissimo così, il breakout del livello della resistenza è un fattore che a me serve, io lo considero assolutamente valido, non c'ho bisogno di ritornare sui miei passi per capire se c'è forza o meno, vado su e basta. E finisce così la storia. Ok, ragazzi, oggi un video assolutamente importante, un video di opinione, bello, carico. Scrivetemi nei commenti tutte le vostre opinioni su quello che io ho detto, perché ci dobbiamo scambiare informazioni, altrimenti a che servono questi video? Non si impara se non si ha un po' di dinamicità, e dovete essere dinamici, e il nostro strumento per farlo è il commento di YouTube. Lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo in settimana con tutte le nuove news. Ciao a tutti!